Buonasera a tutti, grazie per essere qui questa sera, perché è una serata un po' freddina, una serata di primavera, però è un po' fredda, quindi è un sacrificio importante che state facendo. Oggi ho ascoltato un pezzo del candidato presidente del centro-sinistra, dottor Trerotola, ho ascoltato un pezzo del segretario, del neo segretario del Partito Democratico, dottor Zingaretti, è famoso perché il fratello ha fatto un film, quindi è famoso per questo. E guardate, la considerazione che facevo è che quando parlava il dottor Trerotola sembrava essere un candidato del vecchio Movimento Sociale Italiano, perché parlava di trivelle a mare, parlava di inquinamento nella diga del Pertusillo. E Zingaretti parlava di Partito Democratico, ma io il Partito Democratico non l'ho visto tra le liste degli schieramenti, come se questi signori si vergognano del loro simbolo, si sono camuffati, no? Hanno messo Trerotola, un ex Missino, e poi dietro Pittella e tutta la banda di masnadieri. Guardate, queste sono elezioni importanti per la nostra regione, sono elezioni che possono cambiare la storia naturale della nostra terra. Io ho fatto un manifesto in cui c'è scritto: in ogni uomo c'è la sua storia, noi siamo caratterizzati dai nostri percorsi di vita, dalla nostra coerenza, dal nostro modo di essere tutti i giorni. E l'altra sera un saltimbanco è venuto qua a cercare di screditare il sottoscritto, un saltimbanco, perché questo saltimbanco ha passato tutti gli schieramenti, da Forza Italia alla Lega, dalla Lega al centro-sinistra, è stato qua, ha rappresentato questo territorio in regione, ma non ha portato niente a questa comunità. Lui è stato lì come un uccellino senza penne, di quegli uccellini, sai, che ci possono essere quegli errori genetici che non gli permettono che le ali crescano, che le penne crescano. È stato lì con la bocca aperta per cercare di prendere da mangiare. È andato in posizione prona a Potenza per ricevere incarichi di sottogoverno e viene a giudicare il sottoscritto che fa una vita di sacrifici, una vita di servizio. E lo posso dire, ho l'orgoglio di dire, perché sono uomo libero, mio padre mi ha fatto uomo libero. Bravo! Mio padre mi ha fatto, io sono uomo libero e ho la dignità. E ho la dignità per esternarla questa libertà, in quanto io col mio lavoro mi posso permettere di parlare con chiarezza, con trasparenza, è chiaro. L'uomo è essere imperfetto, no? Non siamo perfetti, se no saremmo tutti santi. Ma nella mia imperfezione, con i miei 10.000 difetti, la mia vita è stata una vita di sogno e di servizi.
perché non mi sono lasciato inquinare dalla vita, dai fatti della vita, dalle cose di tutti i giorni. Ho sempre sognato, ho sempre pensato che ci potesse essere un modo migliore perché gli uomini potessero stare assieme, un modo più civile. Qua mi rivolgo agli elettori del centro-sinistra, amici del centro-sinistra, voi, e vi prendo, vi faccio ragionare, pensateci bene voi che in buona fede avete immaginato quella sinistra, la sinistra della solidarietà, la sinistra dell'affetto umano, la sinistra della giustizia sociale. Ma questa sinistra in Basilicata che cosa ha prodotto? Ha prodotto giustizia sociale, ha prodotto meritocrazia, non ha prodotto niente di questo. Ha prodotto solo clientelismo. Vediamo la sanità. La sanità, cari amici di Poligoni, il nostro ospedale lo stanno distruggendo in mala fede per il carrierismo di alcuni personaggi, di quella persona che ha visto il sole a strisce. In mala fede, sapete che cosa ha fatto questo signore? Sapete che cosa ha fatto? Allora, c'è una legge dello Stato che dice che i piccoli ospedali vanno rimessi a posto, le spese vanno contenute, eccetera, eccetera. Allora, l'ospedale di Poligoro per numeri è 4 volte superiore all'ospedale di Melfi, 8-9 volte per numeri superiore all'ospedale di Lago Negro. L'ospedale di Lago Negro e l'ospedale di Melfi non si tocca, si tocca l'ospedale di Poligoro che ha più numeri degli altri. Allora, ma che legge è questa? Ma che giustizia è questa? Allora, si è ragionato per far male un territorio. Questo ospedale che ha i numeri e la dignità per poter sopravvivere da sopra, perché ha un bacino d'utenza importante, prende il Nord Calabria e viene distrutto perché questo deve fare carriera, perché questo invece di essere punito quando esce dalla galera gli fanno la promozione, gli aumentano lo stipendio e tolgono lo stipendio agli infermieri e tolgono lo stipendio agli operatori. Questa è la sanità, caro Saltimbanco. Primo non rubare. Questo signore ha fatto milioni di euro a trattativa privata e poi toglieva i pannoloni agli anziani. Fare trattativa privata significa perdere la possibilità del ribasso d'asta. Con ribasso d'asta noi abbiamo fatto tante piccole opere in più, questi non si poteva fare il ribasso, trattativa privata, e poi togliamo il pannolone agli anziani. Per fare una visita cardiologica ci vogliono andare intorno a 4-5 mesi, un alter pressorio non so quanto, roba di mesi. Una signora ieri in ambulatorio mi diceva: dottore, ho prenotato una visita endocrinologica, me l'hanno messa nel 2020. Ma che sanità è questa, amici di Poligoro? Ma peggio di come hanno fatto questi non c'è nessuno. Noi dobbiamo assicurare alle nostre comunità, ai nostri territori, dobbiamo capire quali sono i bisogni inevasi, che cosa vuole un territorio. Allora, noi dalla sanità non vogliamo le eccellenze, ma vogliamo almeno quello che sono i diritti normali dei cittadini, i diritti normali alla salute, una visita cardiologica veloce, un'ecografia alla tiroide veloce, una consulenza neurologica veloce, quello vuole il cittadino, non vuole grandi cose,
Non è come a te, Presidente Pittella, che hai firmato il fallimento della tua sanità, della vostra sanità, quando ti sei andato a curare a Milano, amico. Lì hai firmato il fallimento di questa sanità, perché se questa sanità era una sanità giusta, efficace, tu non saresti andato a Milano. Io mi sono fatto curare a Potenza, io mi sono fatto operare a Potenza e mi faccio seguire all'ospedale di Policoro dal punto di vista cardiologico, perché ritengo che noi abbiamo delle buone professionalità. Queste professionalità vanno messe nelle condizioni di lavorare in maniera efficace, senza un sovraccarico di lavoro, perché se voi andate al pronto soccorso dell'ospedale di Policoro, entri la mattina e non so a che ore uscirai di notte, ma non per colpa degli operatori, intendiamoci bene, perché c'è un flusso di numeri che è più alto dell'ospedale di Matera, quindi un potenziamento del pronto soccorso. Questa è la sanità che vogliamo, non vogliamo grandi cose, vogliamo una sanità più vicina ai cittadini. Poi, che cosa vuole il Lucano da questa classe politica? Che cosa vogliono i lucani? Vogliono, e lo dico da genitore, prima di tutto che i figli non vadano più via. Vogliono questo regalo dalla classe politica. I nostri ragazzi non devono andare più via, perché una volta era giustificato questo, perché eravamo una regione povera, una regione molto molto povera, e la Basilicata ha dato sangue ai continenti di tutto il mondo, ma poi siamo diventati ricchi. Ma i lucani di questa ricchezza non se ne sono accorti, si sono accorti dell'inquinamento alcune volte perché non c'è stato un monitoraggio ambientale. Non si sono accorti di niente, perché l'ultima grossa infrastruttura che viene fatta in Basilicata è la Basentana, poi non c'è stata più una strada. Ma affinché una regione possa crescere, affinché una regione possa essere appetibile anche dal punto di vista imprenditoriale, la prima cosa sono le infrastrutture, le strade. Perché le strade sono per un territorio come sono le arterie per il corpo umano. Un corpo umano senza arterie muore, e una regione senza strada muore. Abbiamo strade che risalgono all'epoca della Seconda Guerra Mondiale. Per spostarsi all'interno dei nostri territori ci vogliono ore, anche se le distanze in linea d'aria sono brevi. Allora i soldi del petrolio vanno investiti là, in infrastrutture che i nostri figli devono vedere, che tutti devono vedere. Non possiamo più sprecare i soldi del petrolio. Il petrolio va controllato, non sappiamo quanti barili escono da quei pozzi. Stiamo a fiducia. Quando ci dice Leni, tanto quello è giusto. Invece vanno controllati, perché col controllo noi possiamo recuperare soldi per fare una buona sanità, per dare a tutto il territorio lucano almeno la certezza dell'emergenza urgenza nella sanità, perché quello è il punto fondamentale, che ogni cittadino si deve trovare nelle condizioni di essere servito, aiutato quando ce n'è bisogno. Allora, il turismo, vi siete accorti che Matera Capitale del 2019 ha dato qualche beneficio al Metapontino? Qualcuno di voi se ne accorge? Noi non ce ne siamo accorti, penso che nemmeno voi me ne siete accorti. Ma perché? Perché è mancata
quella visione d'assieme che una classe politica illuminata deve avere per capire come si poteva fare per legare assieme Matera, che è un pezzo di storia, alla Magna Grecia, al Metapontino, al resto della Basilicata, ai borghi della Basilicata che sono belli, ricchi. La nostra terra è una terra magica, signori, è una terra che va gustata, vissuta, esportata. Noi siamo la regione più lontana d'Italia da raggiungere, si arriva prima in Sicilia che in Basilicata. Così dobbiamo fare il turismo, un aeroporto. Noi abbiamo le ricchezze per farci l'aeroporto, non quello di Pittella che ha dato i soldi a Ponte Cagnano per garantire l'elezione del fratello, non quello, non quello. Abbiamo i soldi per recuperare la pista Mattei, perché se noi facciamo un brand Basilicata, la Basilicata è una terra bella, non ha niente da invidiare, possiamo portare gente sui nostri territori, abbiamo un mare splendido, abbiamo una biodiversità nel Mar Ionio che rappresenta il 12% della biodiversità mondiale, abbiamo delle montagne fantastiche, i nostri ragazzi, la battaglia è per loro, noi dobbiamo fare sì che loro rimangano, che possano andare a godersi quei monti belli, affascinanti, il nostro mare con i suoi delfini, con la caretta caretta. Ma per fare questo, amici miei, bisogna spogliarsi dalle logiche dell'amico dell'amico, bisogna pensare a un programma d'assieme, capendo in questa regione quali sono le vocazioni naturali dei vari territori. Sapete come fa, come facevano programmazione? Poi vi faccio un esempio che vi illuminerà. Progetto Disabilmente Mare, un progetto fatto dall'amministrazione comunale di Policoro, dal sottoscritto e dai miei collaboratori, vengono un progetto bello, vengono parecchi disabili da fuori regione a Policoro, mi chiama Pittella, dice: senti, viene a Potenza che facciamo la conferenza stampa perché questo modello va esportato, è un modello interessante. Vado a Potenza, lui entra nella sala conferenza e mi dice: senti sindaco, quando finirai di rompermi? Io gli dico: finirò di romperti quando tu ti accorgerai che esiste una città che si chiama Policoro, che è la terza città di Basilicata. Al che, ascoltate, ascoltate, al che lui alza il telefono, chiama un certo Di Lascio, due giorni dopo chiamano me e il mio amico Enrico Bianco, andiamo a Potenza, dicono: ci sono 600.000 euro, che ne vuoi fare di questi? 600.000 euro, che ne vuoi fare? Io potevo fare altro, li ho messi sulla zona artigianale, ho recuperato la zona, almeno le strade della zona artigianale, la zona artigianale per chi viene a parlare da qua è ancora senza fogne, nonostante io per 5 anni ho rotto le scatole alla regione e questi la fogna non l'hanno ancora fatta. Però per dire la programmazione, ma questi non sapevano che c'è una zona artigianale a Policoro importante che dà occupazione a un sacco di persone, non lo sapevano? Doveva andare il sottoscritto a prendersi quei soldi e così metterli là. E programmazione, questo è il modo di amministrare un territorio, fanno a fare la zona artigianale a Cinella, andate a Cinella sotto Stigliano, tutto bello urbanizzato, le luci di notte accese, si consuma pure la corrente, attività, due attività. E a Policoro noi non abbiamo la possibilità di avere una zona artigianale degna per una mancanza di programmazione da parte di questa gente. Questo vuol dire che manca totalmente la visione di una regione, manca totalmente la visione di una regione
che ha delle vocazioni importanti, il Metapontino. Il Metapontino noi dobbiamo imparare a considerarlo come un'unica città la cui capitale è questa, Policoro, e quando Policoro si va a sedere ai tavoli regionali deve avere la stessa dignità di Matera e di Potenza, perché Policoro è importante, produce benessere, l'agricoltura d'eccellenza, il turismo. È chiaro che a Policoro è mancato quel salto di qualità che noi stavamo tentando di fargli fare. Con l'approvazione del piano d'ambito avremmo prodotto delle strutture ricettive e quindi saremmo diventati più appetibili, ma questi, il centro-sinistra è così, è distratto, non è capace di guardare quelli che sono i momenti di un territorio. I ragazzi, dite ai vostri genitori che vadano a votare. Ragazzi, dite ai vostri genitori, anche questo è rispetto. 5 Stelle, avete visto? Il senso della democrazia. Io ho chiesto il tempo a loro, perché non voglio rubare tempo agli altri, perché la democrazia funziona così. 5 Stelle, che si dicono molto democratici, si sono rubati 10 minuti. Questa è la democrazia. Allora, ragazzi, invogliate i vostri genitori ad andare a votare, perché questo è un momento importante. È un momento importante che può segnare il vostro futuro, che può segnare un percorso diverso dal passato sul vostro futuro. Io vi voglio fare un solo esempio di come già con una piccola cosa si possa cambiare molto. Bandi europei per le giovani imprese. Sa che il metodo che usavano questi signori, a piccole gocce, se no i ragazzi si potevano affogare, no, se gli arrivavano i soldi in breve, a piccole gocce, i bandi europei per i ragazzi vanno aperti, e fin quando non si consumano tutti i soldi non si chiudono, devono essere sempre aperti i bandi europei, per dare la possibilità alle nuove generazioni di potersi giocare il proprio futuro con la meritocrazia, perché noi, questa classe politica, deve avere la capacità di proteggere i ragazzi, di proteggere quella manodopera intellettuale di cui questa regione ha bisogno, perché senza cervelli non si va da nessuna parte. Però se noi non li proteggiamo, se noi li umiliamo, loro se ne vanno. Allora l'impegno nostro è quello di proteggervi, di darvi pari dignità, opportunità. Se siete capaci, noi vi aiuteremo, saremo al vostro fianco, e chi mi capisce sa che è così. Io a Policoro questo ho fatto, questo farò, se avremo la fortuna di vincere come centrodestra. E poi la mia città, Policoro, io voglio sentire il vostro affetto, vi voglio sentire vicino, perché io vi saprò rappresentare, vi saprò portare là, a portare i vostri interessi, gli interessi di questo territorio. La piazza centrale a mare ce l'andremo a prendere, perché Policoro merita tutto questo. L'ampliamento della zona artigianale ce l'andremo a prendere, l'ospedale lo salveremo, anzi ci metteremo la sala emodinamica, perché i numeri ci dicono che è possibile. Allora, città di Policoro, statemi vicino, fatemi sentire il vostro affetto, il vostro amore. Io vi amo, voi fatemi sentire altrettanto affetto, e io non vi tradirò, vi saprò rappresentare, fidatevi di me.
ai ragazzi dico, sono ancora candido e puro come voi. Buona serata a tutti. Ricordo il primo giorno di scuola, 29 bambini e la maestra Margherita.